Gennaro San Giuliano, uno dei più grandi conoscitori di Putin, perché ha scritto un libro, Putin, vita di uno zar. Tutti sanno che va benissimo, ma pochi sanno che ha già fatto 9 edizioni, ha venduto più di 150.000 copie. Io aspettavo leggerlo in russo, ma non so se sarà tradotto. Penso di sì, verrà tradotto. E quindi magari leggerò in russo, ma adesso prima leggo in Italia. Il libro, voi lo vedete, questo, vita di un zar. Allora, cosa può raccontare di zar russo, di Putin? Ma io credo che quando si scriverà la storia del secolo che stiamo vivendo, Putin diventerà uno dei grandi personaggi della storia. Penso che quando fra 100-200 anni i russi racconteranno la storia di questo periodo, ci si ricorderà degli zar, si ricorderà Stalin e si ricorderà Putin. Quindi si ricordava come il Pietro Grande, Caterina Grande. Nessuno si ricorderà di Chernenko o di Andropov. No, ma Chernenko e Andropov hanno fatto solo qualche mese. Ma molti si ricorderanno di Putin, perché Putin ha un grande merito storico. È quello di aver ridato orgoglio, identità alla Russia. Cioè di aver ricreato una coesione, uno spirito nazionale attorno alla grande storia russa. Quello della Russia è un grande popolo, è una grande nazione, è una grande cultura. Io penso che, per esempio, una delle più grandi letterature mondiali sia la letteratura russa. Dostoevskij, Tolstoj, Chekhov, Gogol. La Russia è importante per quello che ha dato alla matematica, alle scienze. E Putin ha saputo risvegliare l'orgoglio del popolo russo dopo la tragedia del crollo del comunismo. Dopo la fine del comunismo ci sono stati gli anni di Yeltsin, che sono stati anni molto pericolosi, in cui un piccolo gruppo di persone si era appropriata di tutte le ricchezze dello Stato russo, i cosiddetti oligarchi che avevano saccheggiato le ricchezze energetiche della Russia. La grandezza di Putin, il merito di Putin è quello di aver ridato non solo un ruolo da protagonista alla Russia nello scacchiere geopolitico globale, ma quello di avergli dato identità e orgoglio riprendendo la grande storia della Russia. Per questo l'ho soprannominato zar della Russia, perché zar ha un'etimologia ben precisa. Zar non è una parola monarchica, zar viene da Cesare, czar, Cesar. Quindi l'etimologia della parola zar significa condottiero, colui il quale guida, conduce un popolo. Voglio fare un esempio. Quando l'ISIS ha occupato Palmira e ha cominciato a distruggere questa bellissima testimonianza dell'antichità, noi occidentali abbiamo gridato giustamente allo scandalo, abbiamo detto Palmira, 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 stanno distruggendo Palmira. Beh, se non interveniva Putin, Palmira non si salvava. Poi è stato Putin a liberare Palmira dall'ISIS. Sì, no, quello ricordiamo anche il grande concerto di il grande concerto di Gergiev. Sono stati i russi a liberare Palmira, non sono stati gli europei che pure hanno gridato per la salvezza di Palmira. Questo è vero, però qualcuno dice che adesso la Russia ha troppe ambizioni imperialiste, di espansioniste, attribuendo nel prima parola a Putin questa cosa, intendendo Crimea o qualcos'altro, non so cos'altro possono pensare. No, io non credo questo. L'Occidente è venuto meno ad alcuni suoi impegni. Quando Gorbaciov accettò di ritirare 300.000 militari dell'armata russa dalla Germania dell'Est, rendendo possibile la riunificazione delle due Germanie, la NATO si impegnò a non estendere la sua presenza verso Oriente. Poi la NATO è venuto meno a questo impegno, perché noi abbiamo portato nella NATO la Bulgaria. Ma quella è buona domanda, perché? Dicono perché erano parole, solo parole, non è stato il patto scritto. Diceva pure Gorbaciov, io ho creduto alle parole, non so Ma si parla spesso di gentleman agreements, dicono gli inglesi, cioè un accordo fra gentiluomini. C'era un impegno a non allargare la NATO, noi siamo venuti meno ad allargare la NATO. Io voglio ricordare, a proposito della Crimea, voglio ricordare un episodio. Nel 1983 una minuscola isola dei Caraibi, si chiamava Grenada, votò per le elezioni ed elesse un governo socialista. Il presidente Reagan la fece invadere in mezz'ora. In mezz'ora gli americani invasero Granada e
la occuparono. Grenada e la occuparono. Ora, gli americani dicono, la dottrina Monroe, che tutto quello, il continente americano che va dall'Argentina fino al Canada, viene da ritenere il cortile di casa degli americani. Ora, è evidente che l'Ucraina non può entrare a far parte della NATO, perché l'andare lì e tentare di portare l'Ucraina prima nell'Unione Europea e poi nella NATO, è evidente che una provocazione è fatta alla Russia. E sulla Crimea voglio dire una cosa importante. La Crimea entra a far parte della Russia alla fine del Settecento, con la zarina Caterina. Quindi, fate attenzione, è anteriore l'appartenenza della Crimea alla Russia che del Texas agli Stati Uniti d'America. Il Texas è entrato negli Stati Uniti d'America nel 1850. O se vogliamo l'Alaska, però questo è un altro argomento ancora più. Un altro argomento. Allora, noi possiamo pensare che gli Stati Uniti rinuncino al Texas? No, non è possibile, non sarebbe giusto che gli americani rinunciassero al Texas. Allo stesso modo la Crimea è russa, è sempre stata russa.